Non so se ci avete fatto caso, ma la gimbal a un certo punto, tipo dopo il minuto 2 del video, praticamente è impazzita. Tant'è vero che io che vedevo il tutto riproposto sul monitor pensavo stesse per venire giù, invece il volo del drone era normale e stabile, ma la gimbal si era proprio impazzita, non so perché. E avrò avuto un 10 secondi, 15 di impazzimento. Io c'ho il cuore che batteva a mille perché ho detto: mo viene giù. Intanto live dalla mia stanza albergo, visto appunto che sono entrato in albergo, c'ho anche la cucina e che non uso, vado a cena fuori direttamente. Dicevo, è impazzita e poi è ritornata tutta quanta regolare, più o meno. Non so perché mi fa così, sinceramente. In quel momento era ingovernabile il gimbal del drone. L'ho ricalibrato, spero non me lo rifaccia, e se no non lo so, va giorno, spero non me ne succeda, insomma. Anche se poi devo dire che vabbè, ho interrotto la ripresa, quando l'ho ripresa, non è che si vedesse tantissimo che aveva avuto dei problemi, secondo me, però magari un occhio più attento. Intanto, come vedete, ho anche le fascine per bloccarlo. Un occhio più attento, magari, questa problematica che ho riscontrato la nota. E niente, questo è quello che volevo dire. Comunque, il video così, in mezzo al nulla del Trentino, spero nulla, insomma, un po' di gente c'era, spero sia piaciuto. Ciao!